Allora, siamo qui con la Presidente Chiara Vallotti, l'occasione è sempre quella della presentazione del libro di Arcangelo Badolati, Io d'amore non muoio, tra l'altro la casa editrice è di Castrovillari, è un libro dedicato alla donna, protagonista è la donna, le donne, anche tra cronaca ma anche letteratura. Qual è oggi il ruolo della donna nel sud rispetto a anche alle storie che sono raccontate qui e a quello che anche sul piano professionale lei cerca di fare per ovviare a una situazione spesso dolorosa? Allora, come emerge dalla lettura di questo testo, sicuramente le problematiche che attengono alla figura femminile sono antiche e ahimè si ripetono nella storia. Per quello che riguarda in particolare il circondario del tribunale dove io lavoro, dove io svolgo le funzioni, sicuramente ci sono stati dei casi particolarmente allarmanti, delitti efferati, perpetrati con modalità cruente, come per esempio sono dei casi che sono stati citati nel libro, come l'omicidio di Fabiana Luzzi a Corigliano Calabro, la ragazza che è stata prima accoltellata e poi bruciata mentre era ancora viva, così come la prostituta Florentina Rao, sempre nella zona di Corigliano. Non conosciamo le ragioni che potrebbero forse stimolare anche degli studi antropologici. Purtroppo ci sono numerosi casi ancora cosiddetti di femminicidio, di violenza di genere, di violenza nelle fasce deboli. Questo testo ha il merito di averli fatti emergere senza però ricorrere, come dire, trascendere in quella retorica, in leitmotiv, in concetti scontati, e quindi abbiamo apprezzato molto questo riproporre dei temi che potrebbero apparire scontati ma che sono attuali anche con l'accostamento di tematiche letterarie, di digressioni letterarie, excursus storici molto interessanti e che rendono più agile, più easy la lettura, elevandone il livello dei contenuti. Quindi un lavoro forse da fare è anche un lavoro che riguarda l'animo, no? La letteratura, lo spirito delle persone. Come si può cercare di evitare, prevenire, fare un lavoro anche forse letterario per evitare che fatti così cruenti avvengano ancora? Sicuramente, considerando che la normativa italiana è abbastanza completa anche all'esito delle ultime innovazioni legislative con le quali sono state recepite nell'ordinamento interno le convenzioni internazionali di Istanbul, la cosiddetta legge sul femminicidio, e quella di Lanzarote che ha inserito delle norme a tutela di minori, tra cui ha previsto il reato di grooming, cioè l'adescamento dei minori tramite internet, la risposta è complessa, ma la vicinanza ai ragazzi tramite ogni forma di insegnamento, quindi sia con la riproposizione dei testi letterali, sia la conoscenza di quella anche che possa essere la normativa a tutela delle fasce deboli, è importantissima nella fase di prevenzione. E quindi questo libro potrebbe essere presentato anche nelle scuole? Ma io penso che dovrebbe essere presentato nelle scuole. Noi abbiamo dei progetti di legalità, come del resto si stanno portando avanti in tutta Italia, con molte scuole del circondario del nostro tribunale. Devo dire che abbiamo recepito anche una certa sensibilità da parte dei ragazzi. Quello che ci segnalano gli insegnanti e i dirigenti scolastici è che i grossi problemi ci sono anche e soprattutto quando escono fuori dalle scuole e rimangono anche senza svolgere attività lavorativa, senza stimoli. Sono momenti difficili in cui la scuola è assente, la società è assente, i ragazzi vengono lasciati da soli. E per concludere, diciamo con una battuta di speranza e di fiducia, cosa potremmo dire?
Ma come battuta di speranza potremmo dire che sicuramente ogni momento di coscienza e di sensibilità della società civile, anche di vicinanza, noi abbiamo notato per esempio l'impegno delle associazioni di volontariato anche nel nostro circondario, cioè nel circondario che è ricompreso nella di Castrovilla e nella provincia cosentina, e questi sono i momenti veri di speranza. Va benissimo, grazie, ringraziamo ancora la Presidente.